Buon pomeriggio a tutti, fedeli amici italiani. Parliamo un po' della nostra nazionale perché l'europeo è sempre più vicino e non dobbiamo dimenticarci mai della nazionale. Io voglio parlare della nazionale perché, numero uno, l'europeo è vicinissimo. Numero due, perché io da quando ho creato il canale YouTube ho sempre parlato dell'Inter. Ho parlato poco dell'Italia, pure se ho seguito tutte le partite della nazionale, lo dimostrano le live che ho fatto con gli amici di Inter per sempre. Detto ciò, prima di parlare degli obiettivi dell'Italia, io dico questa cosa: non mi sono mai piaciuti gli opportunisti che si ricordano della nazionale solo quando ci sono gli europei o i mondiali. L'Italia bisogna seguirla sempre. Io l'Italia nel cuore l'ho seguita sempre. L'Italia mi rimarrà per sempre nel cuore perché, numero uno, sono orgoglioso di essere italiano. Numero due, perché la mia prima grande gioia da tifoso me l'ha regalata la nazionale. Questo è vero. Poi l'Inter non si è fermata, grazie a Dio, e mi ha regalato tante altre gioie immense. Però il primo amore per me da tifoso è stato il mondiale del 2006, un mondiale indimenticabile per noi italiani. Però, allo stesso tempo, da dopo quello splendido trionfo, l'Italia è caduta nel baratro perché è stata eliminata ai gironi nel mondiale del 2010 dalla Slovacchia, dal Paraguay e dalla Nuova Zelanda, il mondiale forse più vergognoso della nostra storia. È stata eliminata un'altra volta ai gironi nel 2014. C'è stata sì il bellissimo percorso all'Europeo del 2012, dove siamo arrivati in finale anche se abbiamo perso in maniera abbastanza pesante contro la Spagna. Poi c'è stata la clamorosa disfatta del 2017, quando siamo stati eliminati negli spareggi con la Svezia e non siamo andati ai mondiali. Questa è una ferita gravissima perché noi non siamo una nazionale qualsiasi, noi siamo la nazionale più titolata al mondo insieme alla Germania dopo il Brasile. Quindi una squadra come l'Italia non può cadere così in basso. Mancini l'ha ricostruita, ora però bisogna giudicare il valore di questa squadra nelle partite che contano. Perché è vero che Mancini ha battuto anche il record di Lippi, ha raggiunto il record di 24 risultati utili consecutivi, però è anche giusto dire che non ha mai incontrato delle squadre di alto livello, ha sempre battuto squadre inferiori e quindi ora bisognerà giudicare il valore di questa nazionale. Secondo me questa squadra è una squadra buona. Oggi oltretutto sono state ufficializzate le convocazioni, quindi come direbbe Cesare, il dado è tratto. Io condivido in linea di massima quasi tutte le decisioni che ha preso Mancini, anche se in certi settori posso un po' storcere il naso. Più che altro non condivido la convocazione di Bernardeschi perché per portarsi Bernardeschi lui ha lasciato a casa Ken, che ok sarà una testa calda, però secondo me qualitativamente parlando è più forte di Bernardeschi. Non a caso Bernardeschi è una seconda linea della Juventus, mentre Ken è un giocatore che è passato nelle file del Paris Saint-Germain, dove oltretutto ha rubato il posto dal titolare al nostro amico col numero 9. E poi soprattutto mi sembra strano che abbia voluto portarsi Sensi e non Pessina. Mentre po posso condividere la decisione di portarsi Toloi invece di Mancini. Oddio, Mancini, Gianluca Mancini, quello della Roma, è un difensore che ha segnato più gol, però Toloi secondo me negli ultimi anni ha dimostrato di essere più pronto di Mancini, perché Toloi ha fatto la Champions da titolare con l'Atalanta, ha fatto delle splendide stagioni a Bergamo. Mancini deve ancora dimostrare tanto, quindi posso in parte condividere questa decisione sul reparto difensivo, anche se secondo me la difesa è... Noi abbiamo un buon reparto difensivo, abbiamo Bastoni, abbiamo Bonucci, abbiamo Chiellini, che ok, che hanno una certa età, però comunque sono dei vecchi marpioni del reparto difensivo. Abbiamo Donnarumma in porta, che ok, che ora i milanisti non lo possono vedere neanche dipinto, però penso sia uno dei portieri più forti d'Europa. Quindi il nostro reparto difensivo secondo me è buono. A centrocampo è vero che hai Jorginho, che è fresco campione d'Europa con il Chelsea, è vero che hai Verratti, che è mezzo infortunato, è vero che hai Barella, che invece è fresco campione d'Italia ed è stato eletto pochi giorni fa miglior centrocampista della Serie A, però secondo me delle alternative valide le devi avere. Sensi, secondo me, dà meno garanzie di Pessina, perché Pessina con l'Atalanta ha fatto un campionato eccezionale. Sensi è rimasto fuori tutto l'anno. Secondo me se l'è portato più che altro perché è fissato con Sensi, così come è fissato con Bernardeschi.
due giocatori, uno secondo me non all'altezza, l'altro sempre infortunato, lui ha voluto portarseli, sapendo però che saranno delle scelte rischiose, perché Sensi quest'anno, lo dico nonostante sia interista, quindi io sono tifo sempre l'Italia, però voglio più bene ovviamente i miei giocatori, cioè i giocatori dell'Inter. Però io non l'avrei rischiato, mi sarei portato un giocatore integro fisicamente. Sicuramente Sensi avrà delle qualità tecniche, questo nessuno lo nega. Il problema però è che ha la stessa consistenza fisica dell'omino di zucchero. Speriamo faccia un bel europeo qualora venisse chiamato in causa, però è difficile perché uno che è rimasto fuori un anno non penso abbia la stessa condizione fisica di un Pessina che invece ha fatto tutto un anno, ha giocato un anno intero con l'Atalanta e ha sempre dato delle risposte convincenti. Poi, secondo me, se dobbiamo analizzarla tatticamente, quest'Italia, secondo me, difesa e centrocampo, se integrati bene, sono dei settori buoni, dove siamo messi abbastanza bene. Il nostro principale problema, e lo si è visto nelle partite più difficili che abbiamo fatto sotto la gestione Mancini, in particolar modo nella partita contro il Portogallo nella Nations League. Secondo me non abbiamo una prima punta di altissimo livello, o meglio, è vero che tecnicamente Immobile, Belotti, con la Lazio e il Torino hanno segnato tanti gol, però è anche vero che sono giocatori che in campo internazionale non hanno dimostrato tanto e l'europeo è comunque un campo internazionale, quindi secondo me sono due buoni giocatori per la Lazio e il Torino. Devono dimostrare il loro valore nella nazionale. E non è facile perché l'Italia ha sempre avuto grandissimi attaccanti. I nostri cavalli di battaglia sono sempre stati la difesa e il centravanti. Noi abbiamo sempre avuto attaccanti fortissimi, da Gigi Riva fino a Bobo Vieri, e mi potrei dimenticare tanti altri attaccanti di altissimo livello. La difesa non ne parliamo, noi abbiamo insegnato al mondo come si fa a difendere, come si difende bene. Quindi, però in difesa secondo me siamo messi abbastanza bene. Se Mancini saprà registrarla bene non avremo problemi. Centrocampo, due o tre ritocchi in più sarebbe stato meglio portare giocatori più integri. Attacco, hai degli ottimi giocatori di qualità, ma come prime punte, secondo me, hai dei problemi. Questo è il mio principale, è la mia opinione. Detto ciò, il principale obiettivo della nazionale, però è giusto ricordarlo, non è stravincere l'europeo, non siamo la favorita principale, siamo una delle squadre più accreditate. Ma essere tra le squadre più accreditate non vuol dire che se non si vince è un fallimento, anche perché noi, al contrario delle altre nazionali, noi non ci siamo qualificati agli ultimi mondiali. Questa è una ferita profondissima. Mancini, secondo me, se dovesse fare bella figura, se dovesse superare il girone senza problemi, se dovesse magari arrivare in semifinale, poi chi lo sa, sarebbe secondo me già un buon passo in avanti, soprattutto in vista dei mondiali del 2022, se non sbaglio. L'anno prossimo ci sono i mondiali, se non ricordo male, in Qatar. Quindi, sai, non siamo obbligati a vincere, però dobbiamo avere la consapevolezza di poter fare un bel percorso. Noi dobbiamo cercare di dare il massimo. Poi arriveremo, vinceremo, arriveremo in finale, usciremo in semifinale. L'importante, l'obiettivo scontato è superare il girone. Poi quel che sarà, sarà. Chi vivrà, vedrà. Fidiamoci di Mancini, che io considero, ecco, Mancini anche lui dovrà superare una prova importante perché si è sempre rivelato un bravissimo selezionatore. Io Mancini lo considero un grande competente di calcio. Non lo Allo stesso tempo, però, penso che abbia problemi nel leggere le partite nei momenti cruciali. Noi ricordiamoci, all'Inter l'abbiamo avuto, è vero che ha costruito, ha seminato la grande Inter che poi ha fatto il triplete, però è anche vero che con uno squadrone mostruoso in Champions non ha mai fatto figure bellissime, eh? Ricordiamoci il Valencia, ricordiamoci il Villarreal, l'eliminazione con Liverpool, quindi anche lui degli esami li deve superare, però io penso che abbia scelto in linea di massima i giocatori giusti. Poteva convocarne qualcuno, qualche giocatore in più, poteva lasciare a casa qualche altro giocatore, vedremo se avrà avuto ragione. In ogni caso, fidiamoci, la qualità c'è, penso ai Bastoni, penso ai Chiesa, ai Barella, agli Insigne, ai Jorginho, in teoria ai Verratti, purtroppo non abbiamo Zaniolo perché si è infortunato.
Deve esserci la consapevolezza, non ci devono essere però troppe pressioni, non dobbiamo montarci la testa, perché in Italia purtroppo la parola equilibrio non esiste. O vediamo tutto nero o vediamo il sole splendente. La verità è nel mezzo. Non siamo obbligati a vincere, però dobbiamo provare a dare il massimo. Amala, forza azzurri e ci si sente tra poco. Forza ragazzi, l'Italia è con voi, speriamo che davanti a Spitalia si stringa in massa l'intero popolo italiano. Abbiamo superato il Covid, ora spingiamo gli azzurri. Forza azzurri.